È arrivato il secondo successo in quattro gare della gestione Zeman contro la Juve Stabia, un'ora di buon calcio, molto meno sul campo della Gelbison, match che tuttavia ha portato in dote tre punti importanti, completamente da dimenticare la trasferta di Messina, subito peraltro cancellata dall'ultima convincente prestazione sfoderata contro la Turris. C'è naturalmente molto da migliorare a partire dalla condizione fisica, ma le prospettive sono senza alcun dubbio incoraggianti. Si nota da subito che la squadra prova con impegno a mettere in pratica i dettami del tecnico, interessanti alcune combinazioni sulla catena di sinistra. Del resto, scarico e attacco dello spazio sono i principi fondanti del credo di Zeman. Da perfezionare i tempi di sviluppo della manovra, ma questo è un fatto assolutamente comprensibile. A cinque giornate dall'epilogo della stagione regolare, l'imperativo è dare continuità. In chiave playoff sarebbe importante blindare il terzo posto insidiato dal Picerno in serie utile da 8 turni. Vera rivelazione il team lucano, al pari del Cerignola, sesto in classifica, a 4 lunghezze dal Delfino, è capace di battere in casa squadre come Foggia, Avellino e appunto Pescara. Un girone fa, alla vigilia della sfida all'Adriatico col Catanzaro, i biancazzurri vantavano un vantaggio di ben 21 punti sul Picerno, 17 sul Foggia e 15 sul Cerignola. Adesso sono tutte lì. Domenica prossima il Pescara renderà visita al Catanzaro, già promosso in B, con 5 giornate d'anticipo. Un vantaggio? Meglio non fidarsi. L'11 dell'ex Vincenzo Vivarini, abruzzese di Ari, vuole continuare a fare incetta di record. A dir poco trionfale la marcia dei giallorossi. Numeri impressionanti. 86 punti, frutto di 27 vittorie, 5 pareggi, un solo KO sul campo della Viterbese. 88 gol fatti, di cui 58 al Ceravolo, dove il Catanzaro ha sempre vinto. Soltanto 13 le reti incassate, appena 5 in casa. Sfida dunque stimolante, perché no, l'occasione giusta per testare i primi progressi dei biancazzurri.